L'anno scorso ero in studio da Gianni Vini. A un certo punto mi fa: guarda, domani dovremmo saltare perché ho un'intervista. Ho detto: vabbè, certo, nessun problema. Stavamo completando la produzione del mio album. Io, curioso quale sono, dopo un po' me la sono andata a vedere questa intervista. Ma non era soltanto una chiacchierata. C'era poi anche un DJ set. A parte la soddisfazione di vedere dentro quel set uno dei miei brani, che è quello che sentite in sottofondo, di lì in poi avrei scoperto un programma molto interessante che ho continuato a seguire. Musica e fette. When women sit with me for the first time in a circle, I tell them, we're not gonna deal with your childhood abuse. Musica a fette è uno dei vari progetti di Alpha Planet. Alpha Planet sono tre persone: Fabio, Lorenzo e Alessandro, tutti e tre di Parma. Sono tre DJ di età e sensibilità diverse che si sono uniti in questo progetto con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio italiano. Perché dobbiamo sempre considerare artisti quelli che riescono ad andare all'estero e poi essere osannati qua da noi? Partiamo dalle persone con cui possiamo avere un contatto, che magari riescono a farsi valere anche in contesti più importanti. E quindi è nata l'idea di fare delle interviste. Il primo spazio dove queste interviste si sono svolte è stato Anytime Concept Store di Parma, titolare Jerry, appassionato di musica, che aveva un negozio di articoli vintage, dai vestiti agli arredi. Quindi anche uno spazio interessante per poter essere il set di un'intervista. E i primi personaggi coinvolti sono stati quei DJ con cui potevano avere un contatto diretto. Il primo è stato Francesco Reggiani, Fonorem, e poi altri personaggi della zona di Parma: Gianluca Pighi, Carlo Maffini, Robert Passara. È stato un inizio così per caso tra amici. Di lì in poi, per evitare che tutti i set delle interviste fossero standardizzati, il passo successivo è stato quello di andare a casa o comunque in studio dall'artista. Anche per sfatare un po' il mito dell'artista che gira il mondo, che sia una persona inaccessibile o che abbia uno spazio enorme con chissà quali manager e bodyguard a fare da filtro. In realtà molti si sono rivelati molto disponibili ad accogliere i ragazzi di Alpha Planet, a mettersi a nudo di fronte alla telecamera e parlare delle loro esperienze e della loro musica. Il primo ad accettare l'invito è stato Marvin e Guy, ovvero Marcello Giordani, che è anche autore del blog Italo Deviants, un blog molto seguito che tratta di Italo Disco. È stato anche il primo a raggiungere un numero importante di visualizzazioni, che ha dato forza ai ragazzi per poter continuare in questa sfida. Io, incuriosito anche da questi video, ho chiesto informazioni e ho intervistato Lorenzo, una delle menti di Alpha Planet. Sono tantissimi personaggi importanti che sono passati dal canale di Alpha Planet. Abbiamo già visto l'intervista a Flashmob, ho accennato a quella di Gianni Vini, l'ultima più recente ad Alexander Robotnik, poi con Lele Sacchi. Se non sapete da dove cominciare, vi segnalo la preferita di Lorenzo, che è quella Mattia Trani, che raccontava un sacco di storie interessanti legate al padre Marco. In occasione stava presentando il libro Anni Vinilici, oltre poi aver fatto un gran bel DJ set. Nei set è richiesto loro di esprimersi in maniera la più libera possibile, senza nessun tipo di vincolo, soprattutto perché si tratta di set destinati ad essere guardati online. Purtroppo alcuni non si possono vedere dal cellulare, perché in base ai dischi selezionati YouTube impone delle restrizioni di copyright. Però potete guardare tutti i set in maniera completa sul canale YouTube di Alpha Planet da desktop. Quello che si può vedere valutando un po' i video, insomma qualcuno l'avete visto anche transitare all'interno di queste interviste, è l'evoluzione anche nella qualità di realizzazione. Una delle domande che gli ho fatto a Lorenzo è stata: ma chissà quante persone ci stanno dietro per realizzare dei video così ben fatti? In realtà no, sono loro tre, ognuno con i compiti diversi, c'è Fabio, quello davanti alla telecamera, e gli altri stanno dietro. Nel tempo hanno acquistato attrezzatura, hanno migliorato le loro skills come videomaker nel montaggio, e quello che si può vedere nel giro di un anno e mezzo è stato proprio un miglioramento continuo e anche una crescita anche nel raggiungere personaggi importanti all'interno della scena italiana della musica house, elettronica, ognuno con il suo punto di vista. Quali sono gli obiettivi di Alpha Planet nel futuro? Beh, Alpha Planet innanzitutto offre vari servizi, ha di base uno studio di mix e mastering.
Il concetto di fondo, quello che condividiamo, è quello di darsi da fare, darsi una mano tra di noi, collaborare il più possibile e andare a entrare in contatto con altre realtà, potenzialmente anche al di fuori del centro nord Italia dove finora sono stati ad intervistare. L'idea di fare sistema, di collaborare invece di stare a creare discussioni e polemiche, ma di incontrarsi il più possibile per poter crescere, per farsi strada. Loro vengono da Parma e dicono che Parma è una realtà difficile per fare musica che sia non la solita roba commerciale, ma penso che in tutte le parti d'Italia sia così. È sempre difficile poter proporre qualcosa di nuovo, di alternativo. E allora uno se lo va a cercare il proprio spazio, il proprio mercato e le proprie collaborazioni, cercando di fidelizzarsi gli appassionati. Quando fai qualcosa di particolare devi veramente prendertene uno ad uno. Quindi ben vengano iniziative come quelle di Alpha Planet, che ci fanno scoprire personaggi interessanti, le loro storie. Vi consiglio veramente di seguire il canale e anche di dare un'occhiata al sito che scrivo qua. Continuo a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un saluto speciale a Lorenzo che mi ha concesso l'intervista. Un bel like e a presto!